Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Nerdclub, io sono Gela. Lo so, questa intro ha un po' stufato, me l'avete detto in molti, però questo canale non porta purtroppo il mio nome, si chiama Nerdclub e di conseguenza ogni tanto devo anche presentarmi. Quindi se siete arrivati per la prima volta qui su questo canale, benvenuti. E mi raccomando, iscrivetevi perché ne arriveranno delle belle, tendenzialmente farò un video a settimana. E parlando proprio di video, nell'ultimo che ho caricato vi ho detto come avrei voluto portare da adesso in poi solo prodotti che mi appassionano realmente. E in questo caso devo dire che non è soltanto una grande passione, ma è una cosa che ho sognato per tantissimi anni quando ero piccolo, perché non si poteva avere, tecnologicamente eravamo troppo indietro. E sebbene io porti molto bene i miei anni, vabbè, lasciamo stare, in realtà ne ho 35, quindi ho iniziato a giocare più di 20 anni fa. Anzi, in realtà molti di più perché il primissimo gioco l'ho giocato forse a 3-4 anni ed era addirittura su un Mac, vabbè, cose di altri tempi, veramente. Però diciamo che intorno ai 10-12 anni ho incominciato a giocare con gli amici e il problema più grosso era proprio avere l'hardware necessario per poter giocare insieme. Ovvio c'erano già le console, quindi se un tuo amico fosse in possesso di una console bastava andare da lui, si giocava split screen, come succede ancora con pochi giochi, oppure a giochi sportivi dove è normale giocare fino a 4. E avrei dato veramente ogni cosa per avere un computer più comodo a portare con me. E finalmente è arrivato. Un bel po' di anni dopo, ecco, questo è vero, però lo vedete qui alle mie spalle. Questo è un computer preassemblato da MSI in un formato che è molto, ma molto vicino a quello delle console. Per questo motivo nel titolo leggete proprio Console Killer. Ecco, certo, ci sono tante differenze. Il prezzo, innanzitutto, parliamone subito. Questa configurazione che vedete qui costa 900 euro, quindi decisamente sopra al costo di una console. Però ha anche molte caratteristiche più interessanti, oltre al fatto della potenza bruta che c'è al suo interno, a differenza di una classica console. Però voglio farvi vedere un attimo meglio le sue dimensioni. Lo prendo un secondo perché è sicuramente più facile capirlo. Eccolo qui. Come potete vedere è poco più grande di una 4, anzi, praticamente quelle sono le dimensioni. E invece la sua profondità, parliamo circa di 6 centimetri. Inoltre, proprio come una console, può essere anche messo in orizzontale e quindi può essere posizionato vicino a una televisione, vicino a un computer. Insomma, è talmente comodo che potete metterlo veramente dove volete. Tra l'altro, con queste dimensioni è possibile anche infilarlo in uno zaino e quindi portarlo con sé. Direi che lo metto un attimo al suo posto perché ho paura di romperlo. Non vi ho detto poi che pesa, tra virgolette, diciamo, solo 3 kg. Quindi diciamo che in realtà ha un lato di portabilità molto interessante. È infatti pensato per il mondo dei LAN party, ma non solo. Infatti adesso poi parleremo delle specifiche tecniche. Ha un cuore molto potente ed è pensato anche per il mondo del VR. Purtroppo io non ho alcun tipo di visore col quale provarlo, quindi mi fido anche un po' di quello che ho visto online, delle altre recensioni che ho visto dai nostri colleghi americani, e devo dire che fa veramente una gran bella figura. Tra le altre cose, proprio per il discorso del VR, qui davanti MSI ha pensato di inserire una porta proprio dedicata a questo, un VR Link. Così per rendere le cose molto più semplici, non dover per forza andare nella parte posteriore. Comunque anche nella parte posteriore abbiamo un'altra presa VR Link HDMI. Ok, ora vi ho sparato lì un po' di parole chiave, un po' di quelle cose che insomma si vogliono sentir dire, ecco, però è giusto parlare anche del lato più tecnico. Qui dentro con questa configurazione abbiamo un i5 7400 da 3 GHz fino a 3,5 GHz, non ricordo male. Poi abbiamo la GPU, la GTX 1050 Ti con 4 GB di memoria dedicata, 8 GB di RAM che possono sembrare poco, ma poi ne parliamo un po' meglio. E infine, per quanto riguarda invece lo spazio fisico, la classica configurazione che va molto di moda, ma che in realtà è la più sensata da avere, ovvero un SSD da 256 GB più un hard disk da 1 TB. Abbiamo quindi un pacchetto completo che sulla carta è molto ma molto interessante. Bisogna vedere poi se questo formato così piccolo può creare dei problemi al suo interno, magari per le temperature, se può essere in linea con un clone, per così dire, invece in formato desktop tradizionale, e se quindi poi effettivamente lo possiamo definire console killer, perché la mia è stata una provocazione, ovvio non è la stessa identica cosa, diciamo sono due prodotti abbastanza diversi, però
però si configurano allo stesso modo. Questo può essere utilizzato esattamente come una console in salotto, perché è molto bello anche esteticamente e soprattutto è anche comodo per coloro che non hanno grossi spazi in camera e magari una scrivania molto piccola, quindi salvare spazio è sempre un'ottima cosa. Se dovessimo pensare solo al lato del costo, beh, costruire un computer dello stesso tipo con queste caratteristiche, senza considerare i prezzi folli di alcune schede grafiche, potremmo spendere circa 100 euro in meno rispetto a questa configurazione. Però andiamo ovviamente a perdere la comodità di un prodotto di questo tipo e poi anche tutto l'aspetto legato al VR e la comodità anche delle porte anteriori, posteriori e quello che serve effettivamente. Come sapete, le console non sono in nessun modo customizzabili, si acquistano così come sono, si installano e si gioca. Insomma, possiamo fare poco altro. Per quanto riguarda invece questo computer, una volta tolto la parte esterna, che si può asportare semplicemente con delle viti, veramente in maniera molto semplice, possiamo accedere ai vani per la GPU, CPU e anche per la RAM. E la RAM può essere estesa fino a 32 GB e ricordatevi che abbiamo due slot, quindi dovrete comunque utilizzare due banchi da 16. È possibile ovviamente anche cambiare la CPU e la GPU, ovvio per gli spazi che abbiamo a disposizione e per come è stato pensato, non abbiamo poi una vasta gamma di schede grafiche tra le quali scegliere, sarà molto limitata come cosa. Ma c'è anche da dire una cosa, qualora voi voleste mettere una 1060 all'interno di questo case e quindi sostituirla alla 1050 Ti, e sinceramente non trovo il motivo perché questa scheda è già fantastica così com'è, ma vabbè, mettiamo che vogliate farlo, beh, dovete ricordarvi anche di cambiare l'alimentatore esterno, ovviamente in questo caso perché non è al suo interno, perché la 1060 consuma decisamente di più della 1050 Ti. Quindi insomma, pensate magari già di acquistare la configurazione con la 1060 e evitare di comprare questa, sebbene la 1050 Ti ha ben un giga in più rispetto alla 1060 per quanto riguarda la memoria dedicata. Un altro tema che abbiamo tirato fuori poco fa è il discorso del raffreddamento. Beh, questo case è sicuramente molto piccolo, molto compatto e di conseguenza ha un po' la logica dei portatili, o meglio, più che la logica, il rischio che tutto venga surriscaldato. Allora, io non ho potuto fare questi test perché non ho gli strumenti adeguati, però ho guardato il video di Linus Tech Tips che vi lascio qui in basso in descrizione, dove veniva analizzato proprio questo aspetto e si è verificato come il sistema raggiungesse effettivamente i 90 gradi, che non sono pochi, però non c'è mai stato nessun problema e nessun calo di potenza né per la GPU né per la CPU. Ovvio anche che raggiungere 90 gradi vuol dire anche mettere sotto sforzo pesante questo computer, vuol dire magari fare un rendering di 24 ore, che spero non dobbiate mai fare. Però visto le temperature è normale e ovvio che bisogna stare un po' attenti, quindi magari non tenerlo sotto sforzo costante per ore, ore e ore, perché col tempo i componenti potrebbero andare a deteriorarsi, è abbastanza normale. Però devo dire anche che MSI, devo essere molto sincero da questo punto di vista, ha fatto un grandissimo lavoro per quanto riguarda le ventole e quindi il flusso d'aria che passa all'interno di questo piccolo case. Voi vedete qui nella parte laterale una delle ventole più generose ed è quella che va a raffreddare la GPU, però abbiamo anche una ventola per la CPU e un'altra serie di ventole per far circolare meglio l'aria. Beh, questo ragazzi è un po' tutto quello che vi posso dire per quanto riguarda questo prodotto, per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche, però è molto importante e lo so che voi state aspettando proprio questo, che vi dica che cosa è in grado di fare. E per questo ho preparato dei benchmark, ho fatto dei test e li vedrete qui di seguito. Noi ci vediamo subito dopo con le considerazioni finali. Ed eccoci tornati qui. Beh, allora ragazzi, questo computer si comporta veramente molto, ma molto bene. Mi ha stupito, mi ha realmente stupito e se avessi avuto questo computer ben 20 anni fa sarei stato felicissimo. Ovvio, non avrei avuto queste caratteristiche tecniche, ma sarebbero state comunque adeguate per l'epoca. Quindi
Vabbè, è inutile che ve ne parlo, ormai è andata così, quindi ringrazio MSI per avermi inviato questo prodotto perché è stato veramente un piacere provarlo. Normalmente non rimango così tanto impressionato da computer nei formati così compatti o ITX anche ad esempio, e in questo caso invece mi sono dovuto realmente ricredere. Vi consiglio, e questo è un altro prodotto che mi ha mandato MSI che ho provato per diversi giorni, di utilizzare magari un controller, in questo caso è un controller pensato per me. Col mio nome, infatti, si chiama GC20. Sì, vabbè, sto scherzando. Si chiama realmente GC20, ma non sono le mie iniziali, ovviamente. Puro caso, lo giuro. È un controller molto compatto nel formato Xbox e questa colorazione satinata nera veramente lo rende molto stealth e in linea perfettamente con il computer che vi ho mostrato in questo video. Ed è veramente un gran bel controller. Mi sono trovato subito bene, sebbene io non utilizzi tantissimo i gamepad, devo essere sincero, giocando anche a qualche gioco sportivo, soprattutto NBA, mi sono trovato alla grande e soprattutto ha una cosa molto molto piacevole, non mi fa sudare la mano come tanti altri controller e questo per me è assolutamente impagabile. Quindi vi lascio il link di questo controller e ovviamente del computer di cui vi ho parlato qui sotto in descrizione. La discriminante che vi farà propendere per acquistare o meno un prodotto di questo tipo sarà soprattutto la necessità di spazio, magari sulla vostra scrivania, o perché magari amate tantissimo fare LAN party e quindi volete portarvelo con voi, mettendolo direttamente nello zaino e in un attimo sarete a giocare con i vostri amici. Mi piacerebbe tantissimo sapere il vostro parere, quindi lasciatemi un commento qui sotto, lasciatemi un commento anche se avete domande o dubbi riguardo a questo computer di MSI. Che tra le altre cose mi sono ricordato di non avervi mai nominato fino ad ora. Bravo, sì, ottimo recensore. Questo è l'MSI Trident 3, però l'avete letto anche nel titolo, quindi mi salvo in corner in questo modo. Scusami MSI, non volevo farlo. Ebbene, basta, non ho altro da dirvi, quindi come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. Anzi, iscrivetevi anche a Instagram, vi lascio il link qui sotto in descrizione, un po' ovunque, come sempre, come tutti gli influencer, se tale sono. Ok, bene, ragazzi, alla prossima. A presto.